Si diceva poc'anzi che questo qui è il TG Sud con le notizie del, del sud, sud, perché? E ora le notizie del Sud che sono diverse da quelle del Nord naturalmente, perché se no non si... Noi ci vogliamo diversificare, vi vogliamo raccontare le notizie del Sud, perché siamo nel Sud, sono nel Sud, sono in Sicilia, una terra meravigliosa, sono felice ogni volta che torno qui in Sicilia, grazie per avermi ospitato ancora. E perché sono qui? Vediamo un po'. Per quale motivo sei qui? Perché questa sera... Perché questa sera ci sarà il debutto, la nascita, praticamente il battesimo di uno spettacolo che da anni ho nella testa, ma che fino adesso avevo, non è che avevo rimandato. Avevo pensato, poi lo faccio, lo devo perfezionare, lo devo sistemare. Uno spettacolo completamente diverso da quelli che ho fatto fino adesso. Che conterrà anche i miei personaggi, anzi, li nomineremo eh, tutti. Il titolo dello spettacolo è Chi me l'ha fatto fare. E attraverso questo spettacolo vorrei raccontare un pezzo della mia vita tutte cose vere, reali, come sono successe e fanno ridere perché fa ridere proprio in generale la mia vita, se ci, se ci penso vuole far ridere anche a me e come sono nati tutti i personaggi, come sono arrivato poi, ecco, anche recentemente a recitare eh, in tre serie consecutive di una fiction che è andata benissimo su Rai 1 dal titolo A pallottola nel cuore con il mitico maestro Gigi Proietti che tra l'altro ero il suo farmacista io, io ero il farmacista di Gigi Petti, perché lui abitava con la sua famiglia quando io facevo il farmacista nella zona dove stava la farmacia di famiglia, dove io dopo essermi laureato in farmacia sono andato a lavorare. Ci saranno anche tutti i personaggi e tutti verranno accennati e ricordati come giusto che sia perché poi la gente quello vuole vedere. Signor, a un certo punto arriva pure il signore, anzi il signore inizia e finisce sempre lui due volte a settimana, giovedì e il giorno dopo giovedì il mi raccomando, anche se oggi non è GVD, eh, venire a teatro sicuro, culo, signore. adesso finisce a parlare, se no sviene questa che sta qua vicino a me.